Abbiamo la prima domanda, è di Manolita Scocco del TV, di TVRS, che chiede: Mangialardi ha più volte, pur riconoscendo il suo valore, ha più volte indicato di dare un voto utile. Pensa che questo appello sia stato raccolto? Beh, la realtà ci sta dicendo di no, ma questo era largamente prevedibile, direi non solo durante la campagna elettorale, ma fin dall'inizio di questa vicenda, perché c'era molta delusione per il modo di governare della Giunta Ceriscioli, per i metodi seguiti da questa compagine al governo delle Marche. Quindi noi avevamo proposto una coalizione, ma la condizione che segnasse una svolta profonda nel metodo, nelle priorità programmatiche e nelle persone che avrebbero dovuto rappresentarla. C'erano, ricordo, all'inizio delle candidature della società civile, non solo da parte del nostro movimento, ma ricordo la candidatura di Sauro Longhi, si potevano cercare ulteriori figure e fare un confronto a tutto campo che proponesse ai marchigiani una svolta vera. Invece l'insistenza nel voler proporre la stessa linea, la stessa dirigenza, lo stesso approccio era fatalmente destinato a una sconfitta sonora. Quindi direi che il voto utile verso il centro-sinistra non era proprio in discussione, era comunque un voto inutile, un voto perso. E il punto era di come rafforzare invece una prospettiva veramente diversa e nuova. Allora, Nati Marquesini di MTV chiede: come vede il futuro che dipende da noi? Ringrazio per questa domanda perché noi ci siamo presentati ai marchigiani con la promessa, questa sì, di mantenere presenza viva, radicata nel territorio marchigiano, quindi di continuare a sviluppare il movimento che, a quanto dicono i risultati attuali, ancora parziali, ha comunque avuto una risposta significativa e vuol dire che una parte dei marchigiani ha capito questo progetto. Le cose concrete che noi faremo per radicarci, per dare sviluppo a Dipende da noi, sono innanzitutto una organizzazione più articolata, più efficace, che direi forse questo è stato il nostro punto debole di un movimento giovane che non riesce a essere capillare nella regione. Poi di curare molto, come abbiamo fatto addirittura durante la campagna elettorale, i momenti formativi, perché la competenza sulla sanità, sui servizi, sull'economia, sulle infrastrutture è molto complessa e va approfondita e noi vogliamo veramente che la conoscenza avanzata sia parte del metodo che proponiamo. Poi l'altro elemento di farci conoscere sempre più dai marchigiani, di radicare dei gruppi comunali, cittadini in ogni paese, in ogni centro urbano delle Marche, e poi in prospettiva vorremmo ricostruire la possibilità appunto di uno schieramento ampio, ma questo molto in prospettiva, però è proprio necessario, è indispensabile che il centro-sinistra sappia radicarsi diversamente, rinnovarsi completamente e direi cambiare l'orientamento di fondo, perché in questo modo, almeno per il centro-sinistra, non c'è futuro. Mentre mi pare importante che nella regione possa emergere uno schieramento alternativo alla destra che però sia credibile e sia veramente fatto di democrazia partecipata, quotidiana, non solo di, così, dei calcoli di una dirigenza politica inadeguata. Daniele Gattucci di Vivere Fabriano e di QDM Notizie che chiede: quindi la colpa è solo e soltanto di Mangialardi che non ha saputo fare squadra? Beh, direi la responsabilità risale più indietro, risale al modo di governare che si è instaurato, direi, da almeno, anzi sicuramente da tre giunte regionali, quindi risalirei alle giunte Spacca, poi la giunta Ceriscioli, in particolare della dirigenza dei partiti del centro-sinistra, più che di Mangialardi come candidato sindaco, ecco, non metterei sulle sue spalle tutta questa responsabilità, ma su coloro che potendo dare un'impostazione di fondo alla presenza del centro-sinistra nella nostra regione, da un lato l'hanno completamente sradicato dalla realtà della gente, dalla realtà del centro, si sono ostinati in una continuità assurda e pur sapendo che il gioco era a perdere,
hanno continuato in un appello al voto utile che in qualche modo metteva noi fuori gioco, almeno potenzialmente, ma poi faceva sprecare, al contrario esatto dell'idea del voto utile, faceva sprecare il consenso per un cartello elettorale che era destinato a perdere. Questo lo sapevano un po' tutti in regione, lo si sapeva da prima, quindi è stata una strategia veramente perdente. Mangialardi è stato quello che ha cercato di interpretare questa situazione, ma ripeto, non mi pare che lui sia il primo responsabile, lui come persona, di quello che si è determinato in queste consultazioni elettorali. Sì, allora il mio commento è, da un lato, rispetto alla tendenza generale, che ripeto era prevedibile, era stata rispecchiata anche dai sondaggi che circolavano da tempo, e direi che è stato quello di questi marchigiani che hanno votato quella coalizione di Acquaroli un voto di reazione e di protesta, dove l'alternativa era rappresentata dal candidato e poco più, perché di fatto non era chiaro, e non è chiaro neppure oggi, quale sia il progetto per le Marche di questa coalizione di destra. Che poi i marchigiani siano leghisti o abbiano simpatie neofasciste mi pare improbabile, quindi non credo che sia per un motivo ideologico che si sono rivolti a questo che noi chiamiamo il centrodestra, ma di fatto è l'estrema destra, ma credo veramente sia stato un voto di protesta, di rabbia, di reazione. Rispetto al resto, mi pare che insomma il risultato diciamo delle ultime liste che si sono affermate in questa coalizione, in questa consultazione, dica che erano, diciamo, delle proposte di vetrina per fare pubblicità ad alcune tematiche, ma veramente ancora una volta non c'era un progetto delle Marche, per le Marche. Il nostro risultato al momento, i giochi sono ancora aperti, dice intanto che c'è stato un riconoscimento del lavoro svolto e della credibilità della nostra proposta. Direi, dal punto di vista qualitativo, è stata una risposta sicuramente di intesa con le persone che abbiamo incontrato, di consenso, di simpatia. Il problema è, e su questo si deciderà la possibilità di arrivare veramente nel Consiglio regionale con una nostra rappresentanza, che dipende adesso dal calcolo dei risultati di tutte le forze politiche, che di per sé avremmo già superato lo sbarramento, insomma il quorum richiesto, però ecco, effettivamente il risultato finale dipenderà dalla capacità di essere riusciti, dal punto di vista quantitativo, a far conoscere il nostro progetto in tutte le Marche, in tutti i paesi. E certo, in questo noi abbiamo avuto un limite organizzativo che era strutturale per un movimento giovane nato da un anno, che non era una sigla nazionale, che aveva, diciamo, dei voti già scontati per adesione, per tradizione. Quindi direi che è comunque per noi un risultato di partenza, e noi svilupperemo l'azione del movimento nei modi che prima indicavo, con continuità e con l'intenzione di allargare il più possibile la conoscenza, la partecipazione di questo progetto. Quindi intanto è un dato positivo che si sia rafforzato questo movimento e abbia avuto una risposta che lo porta oltre il quorum e non sia stato invece sconfessato da una mancata risposta dei lettori.